Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Francesco e oggi siamo tornati nella serie SCP, ho vinto sempre con Elettro. Ciao. Oggi siamo ritornati qui nella serie SCP, l'ultima volta avevamo visto il 002 Apollyon. Allora, la sala degli Apollyon era questa, sì. Ma chi se l'è perso quel video se lo vada a vedere. Allora, 002, eccolo qui. Eccolo. Allora, praticamente, l'unica differenza, per chi non si è perso il video, dico un po' di cose. L'unica differenza che aveva questa stanza rispetto a quella normale era quella che poteva spawnare delle creature di carne, cosa che la SCP-002 normale non faceva. Qua invece abbiamo la sala degli SCP normali. Qua abbiamo 049. Perfetto. Qua abbiamo 002 normale. Poi qua teniamo il 939. E vabbè, il 323, perfetto. Teniamo tutti qua. Ok, adesso senza perdere tempo andiamo. E qual è? Ecco, qua abbiamo tutti la sala degli SCP safe, quindi quelli buoni. Abbiamo il 99, il 999, il 529 e il 66. Vabbè, il 66 al fine basta che non ne lo picchi, non c'è nulla, però è tranquillo. Ok, adesso senza perdere tempo andiamo all'SCP di oggi, che non è anche vicino, quindi è un po' lontano. Dovremo anche spiegarci. Dobbiamo andare dritti per dritti e troviamo le SCP. Cioè, adesso ci faremo una bella camminata. Anche male. Ok, spero sia un po' a correre. Ci sentiamo anche di meno. E vedo la luce, mi sa dovrebbe essere questo, ma non credo. No, non è questo. Allora, la differenza, la cosa strana è che questo SCP, rispetto a quelli, è l'esterno, rispetto a quelli normali, che sono le celle sono sotto dei buchi delle caverne, tipo. E questo qua è proprio costruito, la cella all'esterno. E infatti eccolo qua, siamo già arrivati. Vedete? E allora io ho già un mezzo dubbio chi potrebbe essere il SCP, perché un SCP che poi incontrano nelle celle esterne era 087, quindi non vorrei dire. Non magari fosse la copia della 087U. Che faccio? Madonna. Certo che faccio proprio schifo nel parkour. Guarda, ti spacco tutto io. Mi accerto. Aspetta. Madonna. Ok. Perfetto. Allora, il cartello. E infatti sì, l'SCP-087U. L'ho azzeccato proprio, SCP-087U Apollyon. Quindi abbiamo trovato anche la copia Apollyon della scalinata. Allora, aspetta, tieni il cartello. Ok. Allora, perché ovviamente quando ogni volta che troviamo l'SCP Apollyon facciamo un piccolo ripasso. Allora, l'SCP-087 è una scalinata che praticamente è, per secondo volte, è infinita questa scalinata. Però man mano che si scende, l'individuo che scende questa scala inizierà ad avere ansia, stress, allucinazioni e quant'altro. Poi man mano che si va giù si possono anche trovare delle creature che sono identificate come SCP-087/1, oppure certe creature sono identificate come SCP-087/B/A, cosa del genere. E vabbè, mi è già venuta cecità. Ok. Allora, e praticamente, vabbè, queste creature sono ostili, ti possono uccidere. Quindi è molto, molto pericolosa questa SCP. Perfetto, allora. Ok, ancora mi dice. Ok. Allora, piano. Allora, io porto delle torce perché, ovviamente, si limita. Ok, mi è già venuta cecità. Ok, ci sta continuando a dare cecità. Sì, di solito nella scalinata normale mi ricordo che non si poteva. Vabbè. Ok. Sì.
Allora. Però è molto fastidiosa questa città, no? Ok, che non è maggiore, però molto fastidiosa, ok, allora. Quasi continua a scendere. E ok, vedo già qualcosa che non mi piace, vedo un dischio, quasi legge. Quasi è entrato, secondo me, un class D. Non è finita molto bene, direi, quindi vedo. Vabbè, continuiamo a scendere. Ho trovato un cartello che mi aveva necessità. Era un cartello. Don't go down. Do not go down. E già qua c'è anche la macchia di sangue. Perfetto. E noi ovviamente continuiamo, perché dobbiamo vedere cosa c'è in fondo. Questa scalinata che continua un bordello, mamma mia. Oh, aspetta. Oddio. Oddio. Scappa. Aiaiaiaia. Oddio mio. Quanto è brutto, guarda quanto corre! Ok, sono morto. Mi sto scemando! E piazza dei blocchi, fai qualcosa! Io intanto sto tornando. Madonna, che brutto! È uscito! Oddio, come è uscito! Bloccato! Aspetta, arrivo! Aspetta, ecco, mi sono arrivato. Aspetta. Vieni da questa parte, vieni qua. Vedi il mio nome. Sì, sì. Oddio, ma è veramente uscito? È uscito, sì. Oddio, che scemo che sono. Aspetta. Oddio, eccolo, lo vedo. Guarda che poi quando ti avvicini parte sta musica stranissima, inquinante. Anche poi si chiama Redacted, se vedi in chat. Aspetta un attimo. Ecco. Però vedi, non si allontana dalla cella. Cioè rimane lì fisso, fermo. Eccolo qua. Oddio. Che non può. Giustamente non so niente, non so. Oh, che è successo? È sparito! Ma? È sparito! Si è teletrasportato. Dici che si è teletrasportato. Cioè allora praticamente. Mi è venuta cecità. Appena mi è venuta cecità lui è sparito. È vero. Dio, fammi vedere. Oh, scusa. Dovremmo provare a scendere. Cioè, provare a scendere sotto di lui, tipo. Sì, però con lui è, cioè, è troppo forte. Allora, io mi preparo. Appena lo vedo, mi cerco di fare un muro. Io mi faccio uccidere. Io mi faccio un muro con i ciottoli. Ma? Ha levato le nostre torce. Però qua ho messo la torcia. Le ha levate lui, secondo me. Oddio. Oddio, dov'è? Prima qui la. Ok, barico. Chiudo. Come non la puoi colpire? Oddio, è vero, è incorporeo. Ma? Oddio, è incorporeo. No, tu magari vedi che sta sotto. Oddio, ti ha ucciso. Oddio, però non si può colpire, cioè è immortale. C'è proprio uno spirito. Come se fosse uno spirito davvero, guarda. Cioè, adesso ce l'ho con me. Allora, io vedo che sta sotto. Vai. Allora, c'è da dire, allora, diamo un po' la nostra. Ok, sotto c'è una porta, c'è un teschio. Ok. E dietro la porta c'è una cassa. Io cerco di bloccarlo così. Ok, c'è una cassa con due torce di redstone. Ok, ok, io. Delle porte, dei blocchi. Nulla di che. Ok, aspetta, io sto distraendo ancora. Sì. Ok, l'ho chiuso. L'ho barricato, vai. Dai. Allora. C'è da dire che è molto, ma molto più forte rispetto all'SCP-087 normale. È velocissimo e c'ha una forza incredibile. In più è pure immortale, cioè non si può uccidere, è incorporeo. Incorporeo, non lo colpisci. Cioè,
tecnicamente molto molto più forte rispetto a quello normale. Ok, adesso secondo me questo qua sarà davvero un casino contenerlo, però noi ci proviamo e vediamo cosa si può fare. Sì. Ok, adesso intanto noi torniamo, adesso lo conteremo, vi faremo sapere fra un po', a dopo. Ok, alla fine ce l'abbiamo fatta. Non ci credo ancora come abbiamo fatto. Allora, devo dire che questo SCP mi è piaciuto davvero molto, perché, ma soprattutto per la sua forza e la velocità, oltre a quello, ma perché proprio è bello come SCP. La scalinata a me mi piace molto anche come SCP, è molto interessante. Ha voglia, cioè questa entità della scalinata è davvero davvero forte proprio. Cioè è fortissima, è immortale, in più tiene una velocità e una forza incredibile. Ok, qua abbiamo, beh sì, abbiamo trovato i residui delle vittime dei class D. Ok, abbiamo visto tra l'altro a fianco della cella del 250. Vabbè, che dire, spero che... Sì. Spero che questo video sia piaciuto. Sì, spero che questo video sia piaciuto. Lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per non perdersi un video. E da me, ed Elettro, è tutto. Ciao ragazzi! Ciao.